Buonasera e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Torino, Paolo Vanoli. Diamo per prima cosa la parola al presidente, il dottor Barlo Caio. Prego. Ecco. Grazie mille. Bene, grazie a tutti, buonasera, buongiorno, insomma siamo alle 2:30, quindi ancora buongiorno. Arrivo da Milano e scusate il ritardo, purtroppo c'era un po' di traffico, un po' di trasporti eccezionali, quindi sono un po' in ritardo. Ma insomma, diciamo intanto è molto che non ci vediamo perlomeno in conferenza stampa. L'ultima volta che feci la conferenza stampa fu quando presentammo il nostro mister Juric, quindi parliamo di 3 anni fa, poi da allora prevalentemente diciamo incontri fugaci dopo le partite, quindi insomma tutto molto veloce, insomma, quindi con poco tempo per parlare, per anche ragionare di tante cose che sono importanti, no? Per cui oggi sono qua intanto perché ci tengo molto a presentare il nostro nuovo mister Paolo Vanoli e poi ovviamente se voi avete domande, indipendentemente dal tema della presentazione che è la cosa importante, comunque ben lieto di rispondere a tutto quello che vi interessa di sapere. Diciamo così, visto e considerato che non l'ho fatto soltanto via Instagram, ci tengo comunque a fare un ringraziamento al nostro mister precedente Ivan Juric, con il quale abbiamo fatto 3 anni insieme, 3 anni importanti. Il Toro ha ripreso un certo tipo di cammino con lui da appunto nelle 3 stagioni dal 21 al 24, con 2 decimi posti, 1° posto. Prima eravamo abituati anche a fare anche meglio, no? Abbiamo fatto anche 2 volte 7° posto, 2 volte in Europa, però insomma direi che abbiamo ripreso un buon cammino dopo quei 2 anni che furono 2 anni difficili, diciamo gli anni fondamentalmente della pandemia. Quindi insomma questo mi fa piacere anche ringraziarlo di quello che ha fatto 3 anni certamente molto buoni con noi, abbiamo sviluppato i talenti di giocatori giovani, è stato certamente un mister sicuramente molto schietto, molto franco, ha detto quello che pensava, io sono anche contento che l'abbia fatto, però insomma abbiamo fatto un buon lavoro insieme, quindi io ci tengo molto a fargli anche un in bocca al lupo per quello che sarà il suo futuro, perché comunque ho un ricordo positivo di questi 3 anni. Adesso veniamo però al nostro mister Paolo Vanoli, che insomma ci tengo veramente tanto a presentare. Io l'ho conosciuto, me ne parlava molto Davide Vagnati che lo conosceva, aveva visto partite del Venezia, comunque insomma aveva avuto modo di incontrarlo, di conoscerlo anche precedentemente, poi seguiva un po' il suo Venezia perché aveva fatto davvero delle cose eccellenti, diciamo, dopo che ritornato dall'esperienza allo Spartak di Mosca, dove ha vinto anche una Coppa di Russia, aveva cominciato l'attività con il Venezia, prendendo il Venezia nella stagione precedente, quella scorsa, in condizioni veramente difficili perché era penultimo in classifica, e poi portandolo prima ai play-off e poi l'anno scorso alla promozione in Serie A. E quindi Davide lo conosceva, lo vedeva, lo studiava e me ne ha parlato molto bene finché ci siamo incontrati. Mi ha raccontato un po' la sua storia che mi ha molto colpito, in particolare di quando è arrivato a Venezia e ha trovato una situazione evidentemente difficile, perché il Venezia era retrocesso l'anno prima ed era penultimo in classifica, e però è riuscito con una serie di interventi anche piuttosto decisi a ribaltare la situazione, a rimettere in carreggiata il Venezia per arrivare ai play-off e poi per essere promossi in Serie A. E questa cosa, insomma, il racconto che mi ha fatto, non voglio entrare nei dettagli perché è meglio evitarli, ma il racconto che mi ha fatto di questo suo modo di entrare, di gestire una situazione problematica, quale quella che trovò a Venezia, mi colpì moltissimo. E poi insomma, poi io so di lui insomma che è una persona molto, molto determinata, molto ambiziosa. Il fatto stesso che abbia rinunciato a un certo punto ad un incarico anche molto ben remunerato e comunque insomma con minori responsabilità, come quello che poteva essere di seguire Antonio Conte al Tottenham, avendo già
lavorato con lui prima al Chelsea e poi all'Inter e prima ancora con Ventura e prima ancora con Sacchi, quindi ha avuto dei maestri sicuramente molto, molto di qualità, insomma da Sacchi a Ventura ad Antonio Conte, però lui a un certo punto ha detto no, io voglio fare la mia strada, ci tengo a provarmi direttamente come primo, e da lì l'opportunità di andare in Russia allo Spartak vincendo e poi Venezia, insomma questa sua voglia di mettersi in gioco, questa sua ambizione, questa sua determinazione mi ha molto colpito, perché insomma direi che è un grande piacere per me di introdurlo, lo conoscete già, l'avete visto all'opera, leggo tante cose di lui, che lo vedete allenare con quella sua carica incredibile, no? E quindi insomma sapete già molte cose di lui, però insomma adesso siamo qua per rispondere a tutte le domande, quindi grazie a voi e via con le domande. Prima di passare alle domande, che dobbiamo essere abbastanza sintetici perché c'ho anche allenamento dopo, volevo veramente ringraziare intanto il Presidente, primo per le belle parole che ha espresso nei miei confronti adesso, ma soprattutto per l'opportunità che mi sta dando. Al direttore, che penso che per un allenatore avere il direttore al proprio fianco è una cosa importante per raggiungere degli obiettivi, perché c'è sempre una condivisione. A Emiliano, che mi ha portato via il posto a Firenze perché era giovane, io ormai ero vecchietto, e quindi per me ringrazio queste persone, che è bello iniziare questa avventura insieme. Quindi adesso passiamo alle domande, così almeno siamo più sintetici da parte di tutti, però il ringraziamento per me era doveroso e importante. Buongiorno, Paolo Aghemo di Sky Sport, benvenuto mister Vanoli. Grazie. Due domande, la prima è diciamo a livello di sensazione, cioè l'impatto che ha avuto in questi primi giorni di Toro, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista ambientale, che cos'è secondo lei che il Torino ha e magari le altre società non hanno, se c'è una caratteristica che le è rimasta più impressa anche se da poco che qui. Poi faccio la seconda domanda. Ma il Toro e questo club rappresentano la storia, hanno scritto la storia più importante del nostro mondo calcistico, quindi io ne sono veramente orgoglioso oggi di poterla rappresentare. Questa è una responsabilità veramente importante, prima di passare a quello che è il lato del giocatore o il lato, quindi prima essere qua vuol dire essere orgoglioso di rappresentare una storia veramente importante. Invece sotto il profilo tecnico, che poi si collega credo anche a quelli che potranno essere eventualmente gli obiettivi, ovviamente c'è ancora un mercato da terminare, quindi è difficile oggi parlare di quello che può essere il percorso, però diceva prima il Presidente, si è ripreso un cammino dopo due anni difficili, il Torino ha sfiorato anche l'Europa, insomma se sente anche da questo punto di vista la responsabilità di alzare, no? Quella famosa asticella a livello di ambizione, e poi quanto è difficile arrivare in una squadra che a livello tecnico ha avuto 3 anni in cui giocava in un certo modo e cambiare anche magari un atteggiamento, una mentalità. Sicuramente ringrazio anch'io Juric, perché sicuramente ho trovato una squadra con una cultura del lavoro importante. Poi dopo, giustamente, ogni allenatore ha la sua filosofia, la sua identità, e io voglio creare questo Torino insieme al direttore e al presidente, seguendo quello che sono la mia filosofia, la mia idea di gioco, e su questo ci devo lavorare. Sicuramente so che ci devo lavorare tanto, ma questo non mi ha mai spaventato, e sono sicuro di poterci arrivare. Infatti i giocatori che con il presidente e il direttore sportivo stiamo scegliendo e anche in funzione a quello che è il mio stile di gioco. Allora, prima di tutto, secondo me, gli obiettivi devono partire da un'idea di gioco, un'identità. Quindi il mio primo obiettivo adesso, secondo me, nella vita bisogna farci degli obiettivi, non guardare più là, essere concreti negli obiettivi. Oggi
Questa prima parte mi serve tanto per conoscere questo gruppo, per fargli capire che cosa io voglio in prospettiva futura. Dopo sicuramente gli acquisti che faremo saranno in funzione a quello che sono le mie idee di gioco. Buongiorno, Mirko Graziano, Corriere della Sera. Buongiorno. Al mister volevo chiedere qual è, appunto, se lo spiega anche a noi, la differenza più grossa fra le due filosofie di gioco, fra il passaggio dall'era Juric al suo tipo di lavoro, anche da un punto di vista tecnico, qual è la cosa più complicata? Guarda, non sono sinceramente abituato a confrontarmi con i miei colleghi. No, ma non meglio o peggio, come tipo di approccio anche al lavoro, per capirlo anche noi. No, te l'ho detto serenamente, secondo me ho trovato una cultura del lavoro molto importante e secondo me questa è una base importante di partenza. Dopo rispetto, il giocatore adesso deve capire velocemente quello che io voglio, quelle che sono le mie idee, quella mia, è la mia filosofia di calcio, che può essere anche diversa allenatore per allenatore, se no saremo delle copie anche come allenatori. E al presidente, buongiorno, volevo chiedere come è maturata la scelta Paolo Vanoli, che cos'è che l'ha conquistata in modo particolare? Lei con gli allenatori ha sempre avuto un buon fiuto. Ma ho detto che, diciamo, io non conoscevo Vanoli in prima battuta, perché appunto non avevo visto qualcosa del Venezia, ma così, ma molto sporadicamente, no? Poi me ne ha parlato molto Vagnati, che invece lo conosceva meglio, lo seguiva, mi raccontava di questo suo calcio, diciamo, anche divertente, propositivo, comunque con anche attenzione alla, ovviamente, alla fase difensiva. Poi il mister nasce difensore, ha fatto, diciamo, quando collaborava con Conte, mi sembra, no, che facesse, in particolare si occupasse della fase difensiva, quindi insomma comunque ha una attenzione anche notevole a questo aspetto del gioco della squadra, e quindi poi quando Davide mi ha proposto di incontrarlo, l'ho fatto volentieri, l'ho incontrato, mi ha raccontato un po' la sua carriera prima di calciatore, poi di allenatore, le esperienze fatte, e anche ho visto in lui una voglia di fare, una voglia di affermarsi. Il fatto che abbia rinunciato a un certo punto a un incarico anche abbastanza prestigioso, ma comunque tranquillo, se vogliamo, no? Perché non sei tu il principale responsabile, no? È come quando io da ragazzino facevo l'assistente a Berlusconi, no? Tu sei assistente, no? In quel caso lì magari un po' di più, perché c'era anche una responsabilità maggiore legata appunto al fatto della difesa, che non era poco, però non sei tu in primissima battuta, non sei tu in primissima linea, e quindi ho visto anche un po' delle analogie da questo punto di vista, no? Nel fatto che lui a un certo punto ha detto: beh, io adesso però devo essere io, devo fare io, devo provare io, prendendomi i rischi del caso, però anche come dire, facendo una cosa che è una cosa completa, compiuta, in cui sono responsabile con i miei collaboratori, evidentemente, con la società, con tutti quanti, però ho una mia responsabilità da primo, e questo mi è molto piaciuto nel racconto che lui mi ha fatto, e quindi insomma queste cose. Noi siamo molte volte, insomma, quello che abbiamo fatto evidentemente dice molto di quello che siamo, di quello che potremmo anche fare, no? Se abbiamo ancora la voglia. E in lui ho visto la voglia di fare, anche perché insomma da allenatore da primo è al suo quarto campionato praticamente, no? Un campionato in Russia più due al Venezia, e con noi cominciamo il quarto, per cui insomma è in una fase in cui veramente è in una fase, come dire, di decollo, e quindi insomma ho visto in lui queste cose che mi sono piaciute. Buonasera Vanoli, e Guglielmo Buccheri, La Stampa. Anch'io un paio di curiosità. La prima, c'è molto interesse, no, inevitabilmente attorno al suo lavoro. Però, diciamo, il rovescio della medaglia è che c'è e ci sarà molta pressione. Ecco, lei ha un passato da giocatore molto importante, insomma, no? La storia sua la conosciamo. Però da allenatore è alla prima volta al debutto in Serie A. Ecco, come vive e come pensa di vivere una situazione del genere? Io penso che
quello che voi avete sentito, quello che gli ho detto ai giocatori. Noi dobbiamo cercare la pressione. Se vogliamo migliorare dobbiamo cercare la pressione, dobbiamo vivere. Cioè, secondo me, chi ha mentalità va a cercare la pressione. La pressione, secondo me, è una cosa positiva, non è una cosa negativa. Quindi il bello di voler cercare sempre di alzare l'asticella, anche personalmente, come allenatore, vuol dire andare a ricercare con fame questa cosa qua. Quindi per me la pressione fa parte di una mentalità vincente. Questo è quello che voglio anche dai miei giocatori. Andare a ricercare la perfezione, andare a ricercare il dettaglio, andare a ricercare sempre qualche cosa in più che ti porta ad arrivare a un obiettivo forte. È normale che, come ho detto prima, è un processo di step, che secondo me, grazie alla grande esperienza di Gavetta che ho avuto, sono riuscito a imparare. E poi due domande legate. La prima, senza scomodare discorsi filosofici, però cos'è il bel calcio per lei? Perché inevitabilmente siamo a bordo campo come tifosi, abbiamo visto più volte che lei interrompe di fronte a un movimento, a un'azione, a una conclusione giusta, che le dice: ecco, questo è il profumo del bel calcio. E legandomi a questo, mi ha colpito molto Zapata ieri, che diceva che praticamente lei lavora molto sulla convinzione, no? Perché se uno non è convinto di quello che fa, è inutile che sta in mezzo al campo. D'accordo. Ecco, e sempre per citare anche i ragazzi che hanno parlato in questi giorni, per collegare i due ragionamenti, Masina dice che però è un lavoro molto, a livello mentale, sarà un lavoro molto lungo e difficile. Ecco, volevo una riflessione su questi due aspetti, grazie. Il calcio per me è una grossa passione. E a volte, devo essere anche la verità, mi vergogno un pochettino a volte del mio atteggiamento in campo, perché capisco che a volte questa passione mi porta oltre. Però mi piace perché voglio che il mio giocatore sia appassionato di quello che succede, voglio che il mio giocatore capisca il perché succede questo. E questo per me... ho iniziato a fare questo lavoro e ti dico, mi ha appassionato di più questo lavoro che non essere giocatore. Mi piacciono le responsabilità forti, mi piacciono le sfide, e questo devo dire che quando ho accettato di andare in Russia mi sono trovato dopo un mese davanti, penso, a un capitolo più brutto della storia che sta succedendo oggi, ancora oggi. E da lì, credetemi, che ho passato io e il mio staff dei mesi veramente difficili di gestione, difficili perché hai una responsabilità dei ragazzi di una società dove il mondo è cambiato. Quindi mi ha aiutato, tutte queste esperienze mi hanno aiutato tanto. Quindi devo dire che mi piace coinvolgere il giocatore, perché il giocatore deve venire al campo e capire perché viene al campo. Se io riesco a fargli capire questo, io ho già vinto un passaggio. E questo sarà un passaggio difficile, però, ripeto, per me il calcio è passione. È passione, e una volta, questa me la ricorderò, Sacchi, che mi ha detto: Paolo, il calcio deve essere un'orchestra, tutti devono suonare la stessa sinfonia. E questo per me... Quando mi ha detto un'orchestra, c'ha ragione, avete visto un'orchestra? Quando vai alle prove, tutti suonano, poi arriva il maestro, tum, e si sente la sinfonia. E questo deve essere calcio. In tutte le sue fasi all'interno di una partita. Perché dopo la sinfonia può essere anche saper difendere bene, saper attaccare bene, capire il momento. E questo, quando Sacchi mi ha detto così... Veramente è stata una frase che mi ha aperto, mi ha fatto vedere perché. Perché un maestro deve mettere insieme tanti strumenti, e questi strumenti devono obiettivo di non stonare. E giustamente dopo chi stona viene messo da parte per mettere dentro un altro migliore per aumentare le qualità di questa orchestra. Questa è la cosa bella.
Mister, buonasera. Mario Pagliara della Gazzetta dello Sport, buonasera Presidente. Complimenti mister per la promozione conseguita lo scorso anno a Venezia. Innanzitutto c'è una curiosità crescente che anche dalle sue parole aumenta rispetto alla sua proposta di calcio. L'abbiamo vista in questa settimana lavorare molto sul 3-5-2, sarà la strada maestra, la prima cosa che le chiedo, e poi a proposito di quest'orchestra, con quali strumenti quest'orchestra, a questo punto io rilancio, suonerà il suo Torino? Sarà una proposta votata a un calcio di possesso, un calcio fisico, un calcio verticale? Che cosa hai in mente? Ma sicuramente quando conosci la tua orchestra capisci anche giustamente le qualità che deve avere un'orchestra. Dopodiché tutto quello che io condivido insieme al direttore è per migliorare quelle che sono le mie idee di calcio. Quindi sicuramente oggi il mio passaggio è, in queste tre settimane che sono passate, è capire che strumenti io ho a disposizione per poter dare a loro un calcio che è la mia idea di calcio. E dopo giustamente io penso che un maestro debba anche capire quali sono le caratteristiche all'interno di un sistema di gioco per rendere il giocatore più performante possibile. Quindi giustamente io penso che ogni giocatore dopo abbia le sue caratteristiche, e queste caratteristiche le deve mettere al servizio della squadra. Questa è la cosa importante. E avrei una domanda anche per il presidente Cairo. In questi primi giorni della preparazione estiva sta emergendo la candidatura forte di Duvan Zapata quale nuovo capitano. E le chiedo, è una candidatura che le piace? Zapata può diventare anche l'icona del nuovo corso del Toro? Beh, sicuramente sì. Zapata è un giocatore che insomma conosciamo tutti, le qualità che ha sono eccelse, ha fatto una carriera importante ed è... L'anno scorso ha fatto una stagione veramente di altissimo livello, ma non soltanto per i gol che ha fatto, che sono stati complessivamente 13, ma anche per il tipo, diciamo, di partecipazione al gioco, anche ai momenti, diciamo, in cui andava aiutata la squadra, per cui Zapata magari faceva anche la corsa all'indietro e andava a fare l'intervento che toglieva il pallone all'avversario. E poi la sua grande anche generosità, no? Io vedo una persona veramente, quando l'ho conosciuto lo scorso anno e poi in ogni occasione in cui ho avuto modo di parlare con lui, ho visto davvero un ragazzo che ha un grande cuore, una grande generosità, si dà per la squadra, si dà per gli altri, e questo è davvero un fatto positivo. E poi lui veramente ha una anche da un punto di vista fisico è davvero una come dire, una presenza potente, una presenza fisicamente, diciamo, che non puoi non notare. Mi immagino i difensori che gli capita di avere Zapata che gli vola addosso, insomma, ma insomma è uno che veramente ha una grande presenza. Quindi insomma, per tutte queste cose io condivido la scelta, se sarà questa la scelta, no? È stata una prima scelta con il... Vi con do uno scoop, sarà il mio capitano. Per cui insomma, quindi bene. Non glielo volevo dire al Presidente, ho detto aspettate però. No, ma invece bene. No, ma io sono totalmente, me ne ha parlato Bagnati quando c'era appunto da valutare, io ho detto Zapata secondo me è il candidato giusto, e poi insomma, però ci tenevo che fosse una scelta, diciamo, del mister più che altro, perché poi è il suo terminale in campo e quindi è molto importante che ci sia una grande condivisione e sintonia, e questo mi fa molto piacere. Quindi insomma, benissimo Zapata. Sente lo stesso. Ecco, buonasera Presidente, buonasera Vanoli, Ivana Crocifisso, Toro.it. Io volevo proprio chiederle di Zapata,
perché ha scelto Zapata come capitano. Tra l'altro i tifosi sono tutti molto contenti perché anche nei sondaggi precedenti la scelta del capitano c'era stata abbastanza un plebiscito per lui, quindi però volevo sapere perché, poi un'altra curiosità. Di certo sono contento che i tifosi abbiano appoggiato questo, ma io non posso andare sui sondaggi, sicuramente. L'ho scelto perché è un ragazzo che rappresenta i valori di questo club, ha l'esperienza giusta e il momento che anche per lui è arrivato di responsabilizzarsi. Quindi io penso che abbia tutte le qualità per rappresentare al meglio sia questo club sia soprattutto i suoi compagni. Con questo non dimentichiamoci che io penso che all'interno di uno spogliatoio ci possono essere anche altri leader, ok? Quindi ci possono essere dei leader tecnici, dei leader di personalità, però secondo me nel globale Duan si è meritato questa fascia. E poi volevo chiederle, ha avuto modo al Philadelphia, perché poi non è qui, di incrociare Scurs, che sta lavorando insomma a parte in questi giorni. Circolano delle notizie, no? L'abbiamo riportate anche noi, secondo cui insomma l'infortunio sarà probabilmente più lungo, l'ha spiegato anche il direttore. Ecco, se questa cosa la preoccupa o se secondo lei insomma se ha poi altre novità nel frattempo. Grazie. Ma intanto Pier, gli ho detto di andare un po' in vacanza, perché penso che è un ragazzo giovane con quello che ha, sta passando, è giusto che anche in questo momento, penso, io sono una persona, prima di tutto sono un uomo e guardo anche i valori, ed è giusto che lui adesso riesca a staccarsi un pochettino, stare un po' vicino alla sua famiglia. Nel momento che rientrerà insieme allo staff medico, affronteremo bene quale sarà il suo percorso di guarigione. Con questo, ripeto, la società nel corrente, il direttore, il presidente, e sono convinto che sicuramente se c'è l'occasione e sicuramente di intervenire, interverremo anche sul mercato. Mister, buonasera. Presidente, buonasera. Vanoli, le chiedo questo. Il Toro l'anno scorso, anche in virtù della sconfitta della Fiorentina in finale di Conference, non ha raggiunto l'obiettivo, però sicuramente è un Toro che viene da tre stagioni nelle quali ha dato moltissimo da un punto di vista motivazionale. Si è visto molto. Le chiedo quali corde sta toccando nel gruppo per mantenere e nel caso poter anche aumentare questa motivazione, che indubbiamente si è vista forte nel Toro degli ultimi anni. Grazie. Ma sicuramente quando entro in un club quello che faccio è capire veramente cosa rappresenta questo club, no? E quindi quando cerco di dare un'identità alla squadra, cerco di avvicinarmi e dare, e anche un po' la mia scelta del Torino, perché mi avvicino molto a questi valori e quindi voglio che i miei giocatori prima di tutto rispecchino in campo i valori di questo club. Poi si può sbagliare tecnicamente, si può sbagliare un passaggio, si può migliorare in tante cose, ma in questo atteggiamento secondo me dobbiamo diventare crescere, diventare migliore. Questo fa parte un po' di quello che quando si dice mentalità, no? Perché è troppo facile dire: ah ragazzi, domani dobbiamo vincere, ma il problema è come si fa a vincere. È quel come che bisogna capire, attraverso il lavoro quotidiano, attraverso il sacrificio, attraverso il lavoro, attraverso una mentalità, che la mentalità, lo sapete, non è che si compra a mercato, avviene attraverso un processo di organizzazione, di lavoro, di sacrificio. Chiedo una cosa al Presidente, le chiedo questo. C'è ancora uno scarto tra quella che è l'ambizione di una parte consistente della tifoseria e i risultati che sta ottenendo il Torino. Le chiedo qual è la ricetta, quali sono le ricette per coprire questo gap e se Vanoli può essere l'uomo giusto per aiutarvi a soddisfare quella che insomma è il desiderata dei tifosi, che poi immaginiamo sia il desiderata anche suo. Grazie. Beh sì, insomma, se parliamo di ambizioni, io credo che per quanto mi riguarda, così, nelle mie attività ho dimostrato di avere molta ambizione
anche andando a fare delle cose che erano totalmente impreviste, imprevedibili, inaspettate, a volte anche quasi impossibili, no? Quindi per quanto mi riguarda l'ambizione è il motore della mia attività, della mia vita, no? Quindi, poi dopodiché nel mondo del calcio devi anche, come dire, fare i conti con le risorse in parte importante, perché poi non è un caso che da quando ci sono i diritti televisivi, cioè dal 1993, in Italia hanno vinto praticamente quasi sempre le stesse squadre, no? Quindi a parte forse l'eccezione una volta della Roma quando c'era il Giubileo, della Lazio stesso periodo e l'ultima del Napoli, no? Quindi in 31 anni, a parte diciamo queste tre, hanno vinto sempre le stesse tre, e quindi insomma Inter, Milan e Juve, quindi insomma direi che questo qualcosa dice, no? Noi poi abbiamo dal 2012, da quando siamo ritornati in Serie A, quindi 12 anni fa, in questi 12 campionati abbiamo avuto un primo campionato in cui ci salvammo diciamo abbastanza tranquillamente in quella prima stagione con Ventura allenatore. L'anno dopo non era minimamente come dire un'aspettativa, riuscimmo ad arrivare al settimo posto, che non era immediatamente Europa, ma lo diventò grazie al fatto che il Parma non aveva i bilanci in regola, però fu un campionato molto molto importante, con dei risultati notevoli ottenuti, una buonissima classifica, e poi l'anno successivo arrivammo noni, ma facemmo un buon percorso in Europa League, e poi così via, no? Fino al 18-19, in cui arriviamo di nuovo settimi, andammo ai preliminari di Europa League, e poi purtroppo non ce la facemmo, incontrando diciamo la peggior squadra che potevamo aspettarci, cioè il Wolverhampton di quei tempi, che era un Wolverhampton assolutamente top, una delle prime sette squadre in Premier League, no? Poi che è successo? È successo che, quindi dal ritorno in Serie A al 18-19, sette campionati in cui siamo andati costantemente in ascesa. Poi abbiamo fatto purtroppo qualche investimento di troppo, eccessivo, che non ci ha dato poi alla fine i risultati che avremmo voluto. È arrivata contemporaneamente la pandemia, e quindi un disastro per tutti i bilanci delle società in generale, ma nel calcio anche molto in particolare, non avendo gli stadi chiusi, avendo evidentemente sponsor che riducevano gli investimenti o addirittura se ne andavano, avendo un mercato come dire, il cosiddetto trading, che si è ridotto del 40-50%, quindi in un momento in cui eravamo riduci da un percorso molto buono, pronti a fare magari il passo successivo, è arrivata, uno, la pandemia, due, investimenti che erano esagerati, vi ricordo i 25 milioni per Verdi, i 15 l'anno prima per Zaza, ma senza dare nessun tipo di responsabilità a loro, che hanno fatto tutto quel che potevano, però certamente per noi quel tipo di investimenti lì, che poi non hanno neanche dato i risultati sperati, non erano la cosa giusta, no? Quindi per voler fare qualcosa in più abbiamo fatto una cosa che ci ha penalizzati, a causa del fatto poi che immediatamente dopo è arrivata la pandemia. Quindi alla fine abbiamo sommato due situazioni negative, investimenti eccessivi, pandemia che ha ridotto di molto i ricavi. E questo lo abbiamo dovuto digerire e recuperare, no? Perché chiaramente abbiamo dovuto recuperare da un punto di vista anche economico negli anni passati. Per cui magari abbiamo fatto meno di quel che avremmo voluto, proprio perché c'era una situazione economica che era evidentemente molto deficitaria. Oggi siamo in una fase in cui non è che siamo a posto, perché abbiamo ancora perso l'anno scorso, ormai il Toro ha fatto sei bilanci purtroppo in perdita, e quindi insomma sono cose che evidentemente pesano. Io non credo che sia, diciamo dal mio punto di vista, una colpa il fatto che non abbia 50 milioni da mettere tutti gli anni nel Torino. Non credo sia una cosa che qualcuno mi può in qualche modo addebitare, no? Credo che il calcio, come tutte le aziende, debbono trovare un loro percorso sostenibile, che vuol dire per noi
un percorso in cui i vivai e il vivaio ti dà l'opportunità di avere dei giocatori che poi diventano giocatori della tua squadra, lo scouting in giro per il mondo o in giro per l'Europa ti dà quei giocatori dove fai anche delle operazioni in cui trovi dei talenti che magari riesci a prendere a delle cifre abbordabili e poi diventano giocatori importanti. Quindi insomma, e poi comunque sia, io quello che dico è sicuramente l'aspettativa è più alta, ma perché per definizione è giusto che il tifoso abbia un'aspettativa più alta di quello che gli viene dato, no? Ma questo lo vediamo un po' dappertutto, in tutte le piazze. Poi però io devo dire che insomma non è che noi, cioè negli ultimi 12 anni 8 volte siamo stati dalla parte sinistra della classifica, che magari non conta nulla, ma qualcosa vuol dire certamente, e comunque negli ultimi 2 anni abbiamo sempre lottato per un posto in Europa, perdendo diciamo l'opportunità nel caso dell'ultimo campionato, addirittura a campionato finito, perché se la Fiorentina vinceva eravamo in Europa League, cioè in Conference League, ma non è che sarebbe stato un regalo, era per come era organizzato il campionato, avremmo avuto noi il diritto di andarci. L'anno prima, all'ultima partita, era una partita con l'Inter in cui se avessimo vinto saremmo andati noi in Europa League, cioè in Conference League, quindi insomma direi che non è che sia proprio così negativo il percorso, no? Poi tutto migliorabile, tutto si può fare certamente e si deve fare certamente di meglio, però credo che insomma da parte nostra certamente, anzi per quel che mi riguarda, l'errore che ho fatto nel 19 è stato, e 18 è stato di fare forse qualcosa in più che i nostri bilanci non si potevano permettere, perché investire 25 milioni per un giocatore o 15 l'anno prima era sinceramente troppo per quello che era il nostro bilancio. Buonasera, sono Andrea Pivatoro.it. 2 domande per Mister Vanoli. Volevo chiederle innanzitutto cosa l'ha convinta ad accettare la proposta del Torino quando appunto il presidente e il direttore gli hanno parlato, e poi anche collegata, lei pochi giorni dopo la firma è andato subito su Parga, visitato da Rapide appunto in ricordo dei giocatori del Grande Torino. Perché ha scelto di recarsi subito in un posto che è un simbolo per questa società? Penso che, parto dalla seconda, che penso la domanda che si può ricollegare alla prima. Ho fatto l'ex giocatore e quando ho iniziato a fare questo lavoro tutti parlavano del Grande Torino e di questo posto così magico. E come ti ho sempre detto, quando vado a lavorare in un club voglio capire la storia e quindi la prima cosa che ho chiesto al direttore, alla società, era quello di andare insieme al mio staff a capire veramente che cosa voleva dire Superga. E devo dire che quando sono arrivato in questo posto, devo dire che mi ha trasferito una sensazione incredibile. E con la fortuna anche di Piero, ho letto stampa, che mi ha raccontato per silo, per segno, tanti aneddoti. E questo giustamente mi dà la carica e l'ispirazione di quello che io oggi ho la fortuna di rappresentare. E questo per me è importante. Quindi la scelta di Torino è sicuramente tanto è la storia, ma sicuramente è stata la capacità del presidente e del direttore di farmi sentire importante, che qua potevo fare qualche cosa di più per il mio calcio, per la mia filosofia. Però è stato un momento, quando parli di Toro, ragazzi, è qualcosa di magico. La storia, bisogna sempre mai dimenticare la storia, e questo per me è motivo di orgoglio. Buongiorno Elena Rossi, Torino Granata.
una domanda per il mister, una domanda per il presidente. In questi giorni l'abbiamo vista tante volte spiegare anche i fondamentali ai giocatori, l'abbiamo vista chiedere qualità. Ecco, come giudica questo gruppo e secondo lei cosa manca ancora a questo gruppo per riuscire a entrare completamente nella sua mentalità di gioco? Ah, te l'ho detto prima, è un processo. Cioè, quello che sto oggi in questo processo, io devo avere sì la pazienza, perché ci vuole pazienza, perché sai, un processo appena iniziato da 15 giorni, ma soprattutto io penso che dopo il calcio sia anche qualitativo, ma qualitativo per me non è solo col pallone, qualitativo è anche capire, qualitativo è sapere in quel momento che cosa fare, la scelta giusta, quindi sicuramente questo è quello che oggi sul campo, come vedete, sto insistendo tanto su questa mia idea. D'altronde la filosofia passa attraverso i continui a ripetizione. L'altro giorno penso che qualche tifoso si sia un po' amareggiato perché avevo detto 5:30 allenamento, poi dopo ho iniziato 6:30, ma era solo perché in quell'ora lì ho rifatto continuare a vedere i video, perché secondo me oggi nel calcio una cosa che mi può aiutare, ed è una cosa che il giocatore, sai, un conto il giocatore mi dice ma io mister però quello l'ho fatto, però dopo c'è il video che ti dice vediamo se l'abbiamo fatto, quindi su quello sono molto maniacale, su quello che è sia nel singolo che di collettivo che di reparto. Per me la tecnologia oggi è molto importante ed è giusto che io la sfrutti, quindi chiedo scusa ai tifosi che ogni tanto gli faccio aspettare mezz'ora o addirittura a volte un'ora in più, ma io penso che oggi questo processo per me sia molto importante. Presidente Cairo, è arrivato Coco, è arrivato un nuovo portiere Paleari, è arrivato Adams per l'attacco, e cosa può regalare ancora mister Vanoli per aiutarlo in questo suo nuovo percorso? Beh, diciamo che noi sicuramente abbiamo ragionato con il mister, con Vagnati, e certamente diciamo che ci serve ancora sicuramente 1/2 difensori al centro della difesa, e poi sicuramente un esterno, un quinto di sinistra che certamente è importante, diciamo, aggiungere a questa rosa, no? Poi per quanto riguarda il centrocampo direi che siamo con un centrocampo anche molto, molto di qualità, molto ricco, quindi non credo che lì si debba fare interventi, a meno che non ci siano magari delle uscite. E per l'attacco è arrivato che Adams, che è un giocatore importante, che ha fatto cose eccellenti in Inghilterra, in Premier, dove insomma in Premier fare gol in Premier è una cosa non banale. Scamacca, che è un giocatore che in Italia ha fatto cose buone l'anno scorso, 12 gol, io ricordo che quando era, mi pare, al West Ham ha fatto, credo, forse 3 gol, una roba del genere, quindi insomma, e lui ne ha fatti invece molti di più, ha fatto un campionato a 9 gol, insomma l'anno scorso ha fatto un campionato eccellente in Championship, mi pare con 16-17 gol, quindi insomma direi che è un giocatore che ha delle qualità e delle qualità tecniche e anche fisiche veramente molto importanti da giocatore di Premier League, diciamo di calcio inglese. Buongiorno mister, Gianluca Sartori di Toro News. Volevo chiedere due cose. La prima è come pensa di gestire il rapporto con i tifosi anche a Torino, in riferimento magari ad aprire qualche volta le porte al Philadelphia come già fatto qualche giorno fa. E poi sul mercato, se lei lavorando col direttore insomma è uno che parla più di profili in base alle caratteristiche che le servono, oppure va dritto sui nomi delle volte anche per far capire il giocatore che vuole. Allora intanto ne approfitto per ringraziare
i tifosi, perché veramente mi hanno colto in una maniera inaspettata, e questo mi ha dato una carica ancora di più nella mia ambizione, e ancora di più mi hanno convinto che questa è stata la scelta giusta per me, quindi un ringrazio particolare. Il Philadelphia è la storia, il Philadelphia è la storia, il poter allenarci lì è un significato importante, e sicuramente io penso di in prospettiva futura poter regalare anche al tifoso qualche giornata in più. Dopo giustamente bisogna capire sempre tempi e modi, però ritengo che questa sia un'occasione per unire, per diventare più forti. Non lo posso promettere con continuità, però sicuramente farò il possibile, perché io penso che anche i ragazzi devono capire che i loro tifosi è una spinta in più. Questa è la cosa più importante che ci tenevo. L'altra domanda? Se sul mercato le indicazioni le dà sui profili, mercato, guarda, o sui nomi? Io penso che ho trovato una società organizzata che aveva già degli obiettivi, mi ha chiesto qual era la mia filosofia. Io col direttore ho un bellissimo rapporto, quindi ci confrontiamo, non dico ogni 5 minuti, ma manca poco, su tutte le questioni. Fino adesso mi ha sempre appoggiato. Io chiedo al direttore caratteristiche tecniche, fisiche, di quello che io cerco. Poi dopo insieme lui ha dei profili, e di quello dopo insieme facciamo la scelta. Quindi sicuramente non ho la presunzione di dire dei nomi. Dopodiché in questi profili, se escono dei nomi di cui io conosco, è ancora meglio, perché ne conosci il carattere, le qualità, come lavora, che questo io penso che è uno degli aspetti più importanti se si vuole arrivare. A volte puoi conoscere le caratteristiche, puoi conoscere, ma dopo devi sentire che professionalità ha per arrivare a un certo livello. Quindi questo, c'è condivisione su tutto. Buongiorno mister, Andrea Calderoni, Toro News. Buongiorno. Parlando con un suo amico Daniele Zoratto, ha detto va stretto a Vanoli il ruolo di vice, me ne ero accorto già io ai tempi che furono. Ecco, volevo chiederle però quanto è stato importante nel suo percorso la gavetta che lei ha citato, nei vari ruoli che è riuscito a ricoprire, da selezionatore delle giovanili della Nazionale Azzurra piuttosto che da vice, tra l'altro di nomi prestigiosi e importanti del nostro calcio. Ecco, quanto si è portato dietro per essere il Vanoli di oggi, che è pronto a 52 anni a esordire in Serie A? Ecco. Ma è una bellissima domanda, perché hai fatto il nome di una persona che secondo me mi ha regalato tanto. Mi ha regalato tanto perché penso che Daniele sia stata una persona al mio fianco importante in un inizio di processo, da quello che era il cambiamento da giocatore ad allenatore. Quindi tuttora oggi faccio fatica, mi continuava a dire conta fino a 50, conta fino a 10. E questo mi ha aiutato tanto, mi ha aiutato un ragazzo intelligente, una persona eccezionale, che mi ha fatto capire che la gavetta, di avere un po' di pazienza, che prima o poi la tua ambizione ti avrebbe portato oggi fortunatamente qua dove sono. Questa pazienza, questo mio percorso, l'altra cosa che ne sono veramente orgoglioso, ma proprio tanto orgoglioso, è quella della mia gavetta. Penso che a 52 anni sono arrivato qua, questa possibilità che oggi ho me la sono meritata. E sono una persona ambiziosa.
con questo nel mio percorso della gavetta ho fatto di tutto, quindi ho visto in secondo piano come è composta una società ed è per questo che l'esperienza che ho avuto all'estero mi ha portato anche un ultimo step, a volte anche a capire che cos'è un manager. Okay? Quindi sono tutti stati step che mi hanno aiutato a crescere. Ed è per questo che io penso che all'interno oggi, insieme al direttore, io debba gestire l'azienda del presidente. Questa azienda è un'azienda che deve portare dei risultati. Quindi io penso che all'interno il mio compito è anche quella, in quello che mi riguarda la mia area, non esco in altre aree, quella di unire, condividere per arrivare a tutti a un obiettivo. E questo secondo me la gavetta mi ha aiutato tanto, è come quando scelgo un collaboratore, so benissimo che cosa serve perché l'ho fatto, so benissimo che a volte anch'io ho fatto degli errori, quindi glieli anticipo per non farli, che cosa almeno mi porto già avanti, so benissimo cos'è, com'è, so benissimo che l'ho detto, il mio sogno sarebbe un giorno poter finire il mio percorso in nazionale, perché quello è stato allenare la mia nazione e avendo fatto 8 anni nelle nazionali ho conosciuto tutti i giovani, quindi è per quello i migliori giovani, per quello che mi piace molto lavorare anche con i giovani. E ho detto solo che il mio desiderio sarebbe un indomani poter avere la possibilità di chiudere il cerchio con la nazionale dopo gli anni che ho fatto. In questo percorso ho conosciuto allenatori e direttori molto importanti che mi hanno fatto capire cosa vuol dire la maniacalità delle cose, che mi hanno fatto capire che per arrivare lì bisogna essere maniacali. Un'ultima, era già in programma che il Torino Primavera fosse a 6,5 km da qui per il proprio ritiro estivo. Ecco, i giovani e la vicinanza con la Primavera vi stanno dando un'opportunità anche in più dal punto di vista degli allenamenti, perché si sta notando come vengano molto utilizzati anche i ragazzi per imparare loro stessi, ma anche per essere funzionali a quelle che sono le varie dinamiche dell'allenamento. Guarda, se ne è parlato poco di questo, ma io penso che la società, il presidente e il direttore hanno fatto una cosa straordinaria, straordinaria, perché avere a 5 minuti, 10 minuti, quello che è la propria primavera è bellissimo. Uno, perché ti permette l'opportunità di lavorare sempre con 20 giocatori, la possibilità sempre di avere a disposizione, se succede qualche cosa, qualche giocatore. Ma seconda cosa, è anche per me avere l'opportunità vicino di conoscere più velocemente i giovani che ho sotto. Quindi, come è successo l'altra volta, che hanno fatto l'amichevole alle 3, noi l'abbiamo fatta alle 5, andare a vedere l'opportunità di andare a vedere l'amichevole e di vedere un'altra cosa che ho visto e si è visto anche contro la Virtus. Veramente i giovani, ho fatto i complimenti perché si sono presentati i primi giorni un po' timidi, però dopo gli ho fatto capire che la timidezza non fa parte del calcio, quindi dovevano mostrare il loro entusiasmo e la loro voglia, perché io gli voglio far capire al giovane, gli ho detto che questo deve essere un loro sogno, arrivare lì, arrivare, cercarlo. Quindi devono, quando io chiamo qualche giovane, anche perché mi è capitato, anche solo per 5 minuti, ma devono vivere il desiderio e il sogno di dire: papà, sono andato in prima squadra, che bello questo. E questo è, dopo le strade sono infinite per diventare giocatore, sono difficili, non è facile, però l'attenzione che do al giovane è molto importante, perché sai, ho anche dei figli, non è facile la spola
tra primavera e prima squadra, però hanno fatto una cosa secondo me eccezionale. Sì, buongiorno, Marco Maestri, Ladige da Trento. Una domanda per il Presidente e una domanda per il Mister. Presidente, ci ritroviamo qua all'inizio della stagione. Fra 12 mesi si potrà dire e avere un Cairo soddisfatto se il Torino arriverà dove? In Europa? Confermerà la parte sinistra della classifica? Qual è un po' il sogno, l'obiettivo del Presidente? Ma guarda, secondo me oggi è meglio non fare proclami, dichiarazioni o altro. Siamo all'inizio di un nuovo ciclo, di un progetto nuovo, con un nuovo mister, una squadra che stiamo in parte arricchendo e quindi anche cambiando. Oggi secondo me è molto importante lavorare come sta facendo il mister, con grande dedizione, grande impegno, grande determinazione, cercando di far emergere le qualità che abbiamo dei tanti nostri giocatori. Poi vedremo, cioè non, io dico facciamo step by step, non che questo voglia dire che io non ho ambizioni magari anche importanti, però io oggi penso che sia meglio fare un passo per volta, completare la squadra, mancano ancora, come dicevo prima, alcuni giocatori, dare al mister l'opportunità di fare il suo lavoro e farlo con, come sta facendo, con grande impegno, e poi arriveremo a un certo punto magari anche dichiarandoci, ma per il momento io preferisco rimanere diciamo concentrato sulle cose da fare e farle bene e possibilmente anche velocemente. Grazie. E per il mister, riallacciandomi alla domanda precedente, e ci sono anche le autorità locali in sala, che giudizio vi sentite di dare sulle strutture che avete avuto a disposizione qui a Pinzolo, in Varrendena, e un giudizio anche sulle strutture della primavera che hanno utilizzato a pochi chilometri da qua. Grazie. Ringrazio il territorio perché ci ha messo a disposizione veramente tutto per lavorare al meglio. Quindi un ringraziamento speciale perché veramente avere a disposizione due campi, avere tutto quello che abbiamo chiesto, hanno sempre fatto di tutto per metterci in condizione di lavorare benissimo, dall'hotel al campo ai dipendenti, quindi ci tengo a ringraziarli. Eccomi mister, solo due altre curiosità. Mi riallaccio al discorso del senso di appartenenza, no? Della sua visita a Superga appena arrivato a Torino. Ecco, il senso di appartenenza si alimenta, no? Si allena. Le chiedevo questo, pensa che nel suo lavoro ci sarà anche questo aspetto? E le dico così perché ad esempio ci ha sorpreso Coco quando si è presentato l'altro giorno dicendo che con lei ha parlato della storia del Torino. Quindi immagino che per tornare all'orchestra di prima, un'orchestra funziona sì in campo ma anche se sono sintonizzati tutti su quello che è l'importanza della maglia del Torino. Ma quando parlo con un giocatore è la prima cosa che gli chiedo. È la prima cosa, perché deve sapere che maglia indossa. Cioè, se non lo sai puoi essere un bravo giocatore, ma devi rappresentare. Cioè, tutti i giocatori con cui ho la possibilità di parlarci, è la prima cosa che gli chiedo. Sapere che cos'è il Torino. Perché questi sono dei valori unici. Sono dei valori unici, non si può non saperlo. Nel momento che tu lo sai, sai che quando vai in campo questi valori li devi rappresentare. Dopo, ripeto, in secondo ci sono i valori tecnici che si possono migliorare, ma i valori di una storia di un club li devi sapere. Quindi quando sono una persona fatta così, quando parlo con un giocatore, sicuramente questo è il primo approccio che ho con i ragazzi. Poi, allargando l'orizzonte, lei è la novità a Torino, però si annuncia un campionato anche degli allenatori, tra virgolette, no? Perché soprattutto la media borghesia, chiamiamola così, penso al Bologna, alla Fiorentina, sono tutti allenatori nuovi che sono tutti più o meno sotto esame, come è normale che sia. Ecco, questa cosa ci ha pensato, cioè gli dà ulteriori stimoli, ulteriori riflessioni da fare? È una sfida stimolante, è stimolante, la competizione è sempre stimolante.
l'ultimissima cosa sui collaboratori, perché cioè, che storia hanno? Prima parlava dei suoi collaboratori, la scelta, eccetera. Da Real Madrid, Godinho, se non sbaglio, che ha una visione, diciamo, un orizzonte molto. Ecco, come nascono queste scelte? Grazie. Perché sono una persona curiosa, sono una persona che non vuole un collaboratore, vuole qualche cosa che mi possa aiutare a pensare, qualche cosa che mi dà energia per capire, oltre che sono dei collaboratori di alto livello, ma sono stati collaboratori che hanno avuto esperienze molto importanti, molto importanti. Io penso che questo mi aiuti nel mio percorso di crescita, cioè io non mi voglio fermare, io voglio vedere, voglio capire, e la curiosità a volte di andare a cercare un collaboratore che abbia determinate caratteristiche mi stimola, mi fa capire e lo guardo prima, pur che sia straniero, anche nel senso umano, poi dopo anche nel senso della metodologia, capire. E questo è un aspetto importante. L'altro, io penso che oggi tutte le società, giustamente siamo diventati culture internazionali, quindi il mio staff deve essere preparato a sapere più lingue. Fatto sta che è arrivato Coco, nel momento di transizione per potergli insegnare l'italiano, avere dei collaboratori che sanno bene lo spagnolo, che è molto più facile per lui capire quello che io cerco. Quindi sono anche collaboratori che sanno più lingue, ed è questo, in questo mondo oggi all'interno globale, secondo me è molto importante. L'ho vissuto anche a Venezia, dove sono entrato, penso che in 6 mesi ho parlato più inglese in Italia che non da altre parti. Dopodiché sono severo. Siamo in Italia e bisogna imparare l'italiano. Fine. Lo stesso vale per i miei collaboratori. Adesso ho preso Pau che viene dal Real Madrid. Gli ho detto alla sera lì c'è l'insegnante e via, parti. Perché giustamente dopo bisogna anche stare nella cultura che siamo italiani, perché quando sono andato in Inghilterra non mi hanno detto i giocatori imparano l'italiano, mi hanno detto qua c'è la maestra, impara l'inglese. Poi dopo non sono bravissimo, però. Ringrazio i colleghi e ringrazio ovviamente il presidente Urbano Cairo e ovviamente il nuovo allenatore Paolo Vanoli. Termina qui la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister. Un grazie a tutti quanti. Grazie a voi, grazie a tutti. Mille.